nuova Renault Clio ti segue ogni giorno durante i tuoi viaggi. In particolare è dotata di un sistema di frenata di emergenza attivo. Questo ausilio alla guida determina tramite una telecamera e un radar situati nella parte anteriore del veicolo la distanza tra il proprio veicolo e il veicolo antistante. A seconda del modello, il sistema di frenata di emergenza attivo rileva anche ciclisti e pedoni davanti al veicolo. Se a causa di una mancanza di attenzione da parte del conducente la telecamera e il radar rilevano un rischio di collisione, viene emesso un avviso per provare a evitare il pericolo. Come ultima possibilità e in una situazione di estrema emergenza, il sistema può persino innescare una frenata o addirittura fermarsi completamente. Per garantire la sicurezza, il sistema di frenata di emergenza attivo si attiva automaticamente ogni volta che il veicolo viene avviato. Se tuttavia si desidera disattivare il sistema, passare alle impostazioni di EasyLink. Quindi selezionare la scheda Veicolo e poi il menu Ausili alla guida e Frenata attiva. Il sistema di frenata di emergenza attivo rileva i veicoli in movimento quando si guida a una velocità compresa tra 7 e 170 km/h. I veicoli fermi vengono rilevati quando si guida a una velocità tra 7 e 80 km/h. Pedoni e biciclette vengono rilevati quando si guida a una velocità compresa tra 7 e 80 km/h. Quando il sistema rileva un rischio di collisione con l'utente della strada davanti al proprio veicolo, questa immagine viene visualizzata sul quadro della strumentazione accompagnata da un segnale acustico. È quindi necessario agire per evitare l'ostacolo o frenare. Se si sceglie di frenare, il sistema di frenata di emergenza attivo rileva che il rischio di collisione è ancora presente, la forza frenante sarà aumentata dal sistema. Vediamo ora cosa succede quando il conducente non reagisce per evitare il pericolo. Se nonostante l'avviso acustico e visivo non si frena o non si esegue una manovra per evitare il pericolo, il sistema di frenata di emergenza attivo viene attivato e il veicolo frena. Questa operazione può comportare l'arresto completo del veicolo. Se il veicolo viene fermato, è necessario tenere ferma nuova Renault Clio premendo il pedale del freno poiché il sistema non mantiene la frenata. A seconda della velocità e della prossimità del pericolo, l'avviso e la frenata d'emergenza possono essere attivati simultaneamente. Per il corretto funzionamento del sistema di frenata di emergenza attivo, assicurarsi di mantenere puliti radar e telecamera. In determinate condizioni, ad esempio in caso di pioggia battente o scarsa visibilità, il sistema di frenata di emergenza attivo può essere temporaneamente non disponibile. In questo caso, questa icona apparirà sul quadro della strumentazione. Il sistema di frenata di emergenza attivo non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Prestare sempre attenzione alle condizioni di traffico e alle aree circostanti. Se questi indicatori vengono visualizzati sul quadro della strumentazione, il sistema di frenata di emergenza attivo ha rilevato un guasto. Contattare un tecnico Renault per risolvere il problema. Ora conosci tutti i vantaggi del sistema di frenata di emergenza attivo progettato per il tuo comfort al volante. Buona guida con nuova Renault Clio!